Per ottenere questi fondi, Porfes, il Comune di Pescara ha ottenuto 6 milioni e 9 ed è stata considerata il capoluogo di regione in cima alla classifica per l'ottenimento di questi fondi e quindi di questo siamo molto soddisfatti. Si richiedeva di elaborare una strategia urbana sostenibile e sostanzialmente si tratta di uno sviluppo di strumenti che noi già avevamo in campo come il PUMS, il Piano Urbano per la Mobilità Sostenibile, l'atto indirizzo strategico e una serie di attività insomma, in corso che abbiamo sviluppato e raccolto in questa strategia. E in questa strategia, cioè, appunto, adesso abbiamo sostanzialmente finanziamenti europei che passano attraverso la regione, che sono stati appunto assegnati anche attraverso questa forma competitiva tra vari comuni, per realizzare, per mettere in pratica questa strategia urbana, che è una strategia che comporta la realizzazione di un trasporto collettivo che passa all'interno della città, su sedi riservate e protette, quindi su questo abbiamo circa 2 milioni di euro da investire. Comporta la creazione di una serie di cosiddetti info mobility points nella città, comporta l'acquisto di che sarebbero insomma, punti intelligenti di ricarica, di scambio di informazioni e così via, comporta l'acquisto di bus elettrici per completare diciamo, la rete di collegamenti, soprattutto nelle parti più periferiche, l'acquisto di biciclette che siano idonee a poter essere utilizzate anche da parte di persone portatrici di disabilità e la connessione tra diciamo, i luoghi culturali della città con la mobilità sostenibile.